Buonasera, grazie a tutti voi di essere qui presenti oggi nella piazza, perché quando c'è qualche cosa che non va bene bisogna scendere in piazza e far capire a tutti che quello che sta facendo il comune non è giusto. Noi oggi, a distanza di anni, stiamo ancora pagando le politiche di Roberto Maroni e di Umberto Bossi. Bravo! Se voi vi ricordate, questo non è la prima. I leghisti hanno cominciato nell'anno 2008-2009 facendo 837 provvedimenti contro gli immigrati. Dicono che loro non hanno niente contro chi lavora, ma questa tassa dimostra di come questo partito è razzista. Ha messo le mani sui nostri portafogli, bisogna segarle finché le ritiri. Bravo! Questa tassa, e allora quando le persone vivono in un territorio, ci lavorano, ci pagano le tasse, hanno il diritto di far venire i loro familiari. Tra l'altro è stato fatto un ricorso, ritorneremo a fare un altro ricorso perché questa non è la prima volta. C'è una normativa europea che proibisce a tutti gli stati membri di istituire delle tasse molto più alte delle tasse che pagano i singoli contadini, e questo rientra in quella normativa in cui vieta l'Unione Europea. Quindi oggi è iniziata una mobilitazione, questa mobilitazione non si deve fermare in piazza, perché il problema va risolto politicamente. Non si può, non è più tollerabile anche nei comuni governati dalla Lega stare a guardare il loro razzismo becero contro persone che lavorano, pagano le tasse e sono stufi di essere soggetti della Lega. Io penso che è arrivato il momento di unire tutte le nostre forze, perché non dobbiamo lasciar cadere questo fatto, perché è molto grave quello che sta accadendo, perché stanno cercando alle persone che vivono qui di non far venire i loro familiari. Parliamo di che cosa si tratta e perché loro sono qui accanto a mogli e figlioli, e l'immigrato deve essere da solo. Dove sta scritto questa legge? La forzatura normativa, noi sappiamo bene che queste politiche rientrano nelle politiche securitarie in cui la Lega ha sempre fatto suo pallino, ma la Lega, lo sappiamo, ma dei ladri come loro. Ma che cosa ci abbiamo da impegnare la Lega? La Lega, che è il peggior partito di questo paese, va denunciato, va detto. E io penso che, guardando la piazza, non dico nemmeno noi, ma guardiamo i ragazzi che sono nati e cresciuti in questo territorio, che ci capiscono molto più del sindaco. Io avrei voluto avere il sindaco qui davanti e dirgli le cose in faccia, non soltanto davanti alla faccia. Perché il problema politico va risolto politicamente. Allora questa istanza lo dobbiamo continuare a portare. So che sono stati fatti delle interrogazioni parlamentari, ma vanno seguiti. Dobbiamo andare a cercare il prefetto in modo che vigili sull'applicazione della legge. Nel momento in cui il prefetto non interviene, bisogna far coinvolgere il governo, perché quello che sta accadendo non riguarda solo qui, perché quando lasciamo partire questo, poi verranno fuori le ordinanze anti-kebab, ordinanze anti-phone center. Tutti i luoghi dove gli immigrati vanno saranno proibiti. Ecco perché l'inizio di questa battaglia, in un contesto anche economico molto difficile, tutti noi colpiti dalla crisi, non abbiamo bisogno di seminare odio in questo paese, abbiamo bisogno di unione, di lottare tutti assieme, rispettando i diritti e i doveri di ognuno di noi. Neanche soltanto gli immigrati non devono pagare. Io termino dicendo questo, che è soltanto l'inizio di un lungo cammino, perché non è possibile che si parli male dell'immigrato, però quando le casse dello Stato non hanno soldi vanno a cercare l'immigrato e gli danno le peggiori colpe di quello che sta accadendo in questo paese. Io penso che non è giusto, è giusto ripartire dal diritto, è giusto ripartire. I comuni non devono forzare la normativa pur di punire qualcheduno. Lo sappiamo, abbiamo lavorato anche noi nei comuni. Non è attraverso la forzatura della normativa che si riesca a gestire la situazione politica di un territorio, ma includendo tutti quelli che ci lavorano, dando loro i loro diritti, non togliendo loro i loro diritti. Io penso che invece di fare questo bisogna rinforzare la scuola,
che è un luogo di aggregazione per i ragazzi. Ed è lì che bisogna partire. Non togliete il diritto a qualcheduno per farsi belli. Ma sappiamo la Lega ha sempre bisogno di alzare il tiro per nascondere le loro nefandezze, i loro fallimenti politici. Noi lo sappiamo. E quindi oggi basta questo razzismo. È un razzismo istituzionale. Io penso che questo va portato all'UNAR, all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni, perché noi parliamo di razzismo, ma c'è un razzismo istituzionale di cui nessuno parla, e noi abbiamo il diritto di segare le gambe a questo razzismo istituzionale affinché tutti i cittadini possano vivere e vivere liberi. Grazie.